Allora, oggi sapete che c'è la classifica, no? Quindi al 12° posto devo mettere il segno zodiacale dell'Ariete. Allora, cominciamo con le cose buone, nel senso che c'è da dire che voi Ariete avrete un 2022 importantissimo, un 2023 ancora migliore. Quindi adesso state semplicemente affinando le armi. Sapete che però ci sono stati 2 anni difficili. Nel linguaggio comune c'è quel modo di dire la ruota gira, no? Probabilmente ha un'origine astrologica, come tante altre affermazioni che facciamo nel corso della nostra giornata. Tipo, quella persona ha un forte ascendente su quell'altra, quello è un tipo un po' saturnino, quello è un tipo un po' gioviale. Allora, mi fermo alla considerazione che la ruota gira per dire che veramente dopo 2 anni difficili, piano piano però arrivano 2 anni importanti, ma ci sono delle settimane come questa in cui veramente le tensioni superano le soddisfazioni, e questo perché avete un qualche problema arretrato da risolvere, probabilmente anche qualche piccolo fastidio economico, o magari state portando avanti dei progetti e dei programmi che sono costantemente in ritardo, quindi vi dicono si fa questa cosa in questa settimana, poi non è così e tutto viene rimandato. Se c'è una cosa che odiate, ve l'ho detto più volte, è proprio il ritardo, anche perché voi fate tutto di fretta e per colpa della fretta a volte sbagliate, quindi cercate di stare sereni anche in amore. All'11° posto, colpo di scena, il Capricorno, un segno zodiacale che ho, diciamo, incensato nel 2020, no? Anno difficile per tutti, ma sapete che tanti Capricorno sono andati oltre ogni sfida. Adesso però dovete stare attenti all'ambiente in cui vi trovate, perché potrebbe esserci qualche piccolo livore, qualche tensione, o magari rispetto ad altri potreste pensare di fare qualcosa di meno, o magari volete fare qualcosa di più e qualcuno vi limita. Il Capricorno è un ambizioso, parliamoci chiaramente. Voi siete contenti nella vita quando avete un buon ruolo, un buon lavoro, l'amore vi interessa, però va un pochino in secondo piano. Anzi, come molti segni di terra, gli altri sono Vergine e Toro, il Capricorno pensa che in fondo se non ci stanno i soldi anche l'amore non viene bene, nel senso che se in famiglia mancano le risorse, se bisogna sempre arrabbiarsi per cercare di equilibrare i conti, alla fine anche i sentimenti pagano pegno. Non sono di questo avviso altri segni, come il Sagittario, l'Acquario, ma questo è un altro discorso. A proposito di Acquario, 11° posto. Allora, nulla da dire sul fatto che questo è un anno di crescita. Vi avevo detto che ci sarebbero stati dei grandi cambiamenti, se vi andate a rileggere le mie previsioni, che probabilmente avreste fatto delle cose diverse e che vi avrebbero portato anche del giovamento. Però è molto difficile in questo periodo riuscire a stare sereni, quindi io penso che qualche acquario magari è concitato, affannato, proprio perché ha tante cose da fare e magari dorme poco o magari è un pochino troppo preoccupato. Capita agli acquario, che tra l'altro io non so, Salvo, perché devo vedere il tuo ascendente, lo sai qual è il tuo ascendente? No, non lo sai, lo calcoleremo. Devi calcolare, sì. Quando torna a casa magari non è che è proprio ordinatissimo, quindi al grande caos, diciamo così, che in questi giorni la vita porta, deve sommare anche un po' di disorganizzazione casalinga o in ufficio. Quindi dov'è quella carta? Dov'è quella chiave? Dove ho messo il portafoglio? Insomma, tante distrazioni che ovviamente portano un po' di fatica. Al 9° posto il segno del Cancro. Cari cancretti, questa è una settimana di riflessione. Ci saranno delle giornate, tra l'altro, tra mercoledì e giovedì, in cui vi sentirete proprio contro tutti, o magari in questo periodo semplicemente dovete pensare a quello che farete nei prossimi mesi, tra 2 o 3 mesi. Vi ricordo, perché siamo alle porte del 2022, che Giove sarà molto bello a gennaio, febbraio, marzo, aprile, quindi evidentemente quello che state facendo adesso non è immediato, cioè non ci sono risultati immediati, ma in vista della primavera avrete qualcosa di più. Non vi dimenticate dei sentimenti. All'8° posto lo Scorpione. Allora, cari Scorpione, Venere aiuta, ma da qualche tempo voi vi siete messi in testa una cosa impossibile, e cioè di farvi scivolare le cose addosso. Io quando sento uno Scorpione che mi dice guarda Paolo, ho deciso, non voglio più arrabbiarmi con nessuno, da oggi nessuno mi può toccare, se mi colpiscono basso, se mi danno un problema io sorvolo. Ma quando mai? Sì, lì per lì magari vi illudete di poterlo fare, ma poi tornano i pensieri, poi magari è un po' come l'acquario, di notte non dormite, ci sono delle tensioni. Però questa Venere dice che l'amore c'è e io direi di riscoprirlo, anche se ultimamente qualcuno vi ha fatto arrabbiare, quindi non isolatevi. Voglio dare il 7° posto al segno del Toro, settimana intermedia.
beh, siete stati sugli allori, diciamo, gloriosamente nelle ultime due settimane, si cala un pochino sempre per questa Venere opposta. Qui non mi preoccupa troppo la questione di lavoro, mi preoccupa, sempre in maniera scherzosa, perché vi dico sempre di non credere ma divertirvi a verificare l'oroscopo, la situazione sentimentale. Spero che questa cosa che sto dicendo da un po', cioè che ogni tanto rimproverate il partner, che gli dite spendi troppo, spendi poco, non mi telefoni abbastanza, non mi stai abbastanza vicino, insomma tutta questa serie di rimproveri si riducano, perché altrimenti il mese potrebbe continuare ad essere un po' di competizione in amore. Invece io penso che in amore ci voglia la condivisione. Al segno zodiacale del Leone do il sesto posto, questo è un cielo importante di cambiamenti. Voi sapete che avete Saturno opposto, ci sarà anche l'anno prossimo, non è un elemento negativo, non esiste la negatività, però potrebbe esservi capitato di recente, negli ultimi mesi, di dover cambiare ruolo, gruppo, situazione, lavoro, magari si è chiusa una porta e si sta per aprire un portone. Tutto questo non incide tanto sulla situazione sentimentale, devo dire, dove lì siete molto sospettosi, mentre dal punto di vista lavorativo possono esserci delle buone novità. Il segno dei pesci, 5 stelle, ciao core, come si dice a Roma, quinto posto, quindi mi raccomando, questa settimana con Venere buona. Tra l'altro abbiamo anche una domenica molto interessante per voi, quindi gli incontri andrebbero sviluppati proprio nel weekend e in amore. Al quarto posto il segno del Sagittario. A proposito di amore, avete una persona accanto che vi vuole bene? Ci sono delle novità per voi? Beh, questo è il momento giusto per mettervi in gioco. Come il segno zodiacale dei pesci, anche voi in questi giorni potreste riscoprire qualche passione. Solo che c'è una differenza, il pesci pensa un po' troppo al passato, voi invece pensate un po' troppo al futuro, dovete fare conto sulle cose che ci sono adesso. Voglio dare il terzo posto al segno della Vergine, perché questo è un cielo che continua ad essere molto importante. Ricordatevi sempre che avrete fino a febbraio-marzo delle buone soluzioni, poi i Vergine sanno che agire è più importante che pensare, quindi avete già in mente delle buone idee. Secondo posto per il segno dei Gemelli, grande cielo per un segno che vuole delle soddisfazioni e che probabilmente le sta già avendo, quindi delle riconferme, dei piccoli o grandi successi personali, anche in amore, fino a sabato buone stelle, e al primo posto la Bilancia. Ecco, voi della Bilancia, che in primavera eravate veramente fuori gioco, vi sentivate un po' smarriti, vi ricordate quando vi dicevo non sapete che strada prendere? Adesso non solo sapete quale strada percorrere, ma addirittura avete un bel traguardo in mente che potreste raggiungere. E intanto vi ricordo che le giornate di metà settimana sono importanti e io spero che ci sia accanto a voi una persona con cui costruire un grande futuro, perché la Bilancia senza una persona a fianco di riferimento vive male. Vi abbraccio e buona settimana, poi domani continuiamo.